Rossella, piacere. Ah, per star, piacere. Entra pure. Grazie. E lui chi è? Lui è mio slave, Fabri Latex. E Fabri non parla? Solitamente no. Cosa sta facendo qui? Una bella statuina, come gli dico sempre. Tu sei una mistress? Io sono domina di carattere, mi piace dominare, sottomettere, anche con una piccola dose di sadismo. Ma questa è soltanto una passione o è anche la tua professione? Attualmente sono un web designer e in più ho degli appartamenti, delle case che affitto in estate. Quindi di giorno hai una vita completamente sì. diversa? E poi ho una madre anziana che accudisco e 4 gatti. Ok. Come ti sei appassionata al latex? Casualmente ho avuto a che fare con dei guanti di latex, delle mutande di latex, proprio le cose basilari, e la cosa mi ha appassionata subito. I guanti non volevo più togliermeli. Ti sei innamorata del latex? Sì, innamorata del latex. Il latex di cui vive Robert Starr si ottiene grazie alla lavorazione chimica del caucciù, una gomma di origine vegetale. Di solito viene usato per prodotti medico-sanitari e tra questi i più noti sono certamente i preservativi. Si rivela però molto amato anche da una nicchia di amanti dei piaceri insoliti. È praticamente un'elite di persone che usano latex proprio per il suo costo e in Italia non siamo tantissimi e molti lo fanno all'interno delle loro mura domestiche, giocano con la moglie o giocano con se stessi. Adesso c'è anche una generazione di feticisti solitari, ecco, io li chiamerei così. Mi porti nel tuo mondo? Certo, possiamo andare sotto che c'è il dungeon, proprio una sala di giochi. Nonostante la sua decantata elasticità, la strettissima tuta in latex sembra creare qualche difficoltà di movimento a Rubber Star, diciamo. Una volta ha raggiunto l'equilibrio su dei tacchi vertiginosi, però la dominatrice ci fa strada nel suo tempio sotterraneo. È un posto incredibile. Sì, questo è il mio dungeon latex. È in questo ambiente che Rubber Star riceve i suoi ospiti notturni. Si tratta di feticisti del latex o di amanti della costrizione fisica come la bella statuina Fabri. Stanotte, grazie alla sua docile collaborazione, avremo una dimostrazione di ciò che solitamente accade qua giù. Allo slave che ti accompagna sì. in questo momento, che cosa piace vivere? Piace il tatto del latex. Piace la sottomissione, cioè l'essere legato, immobilizzato, ecco, questo è il termine più giusto, però non ama il dolore, ecco. Puoi mostrarmelo? Sì, prego. Inizia così il gioco di sottomissione. Fabri Latex si stende sul lettino e si lascia immobilizzare. Per il godimento della sua statuina, Rubber Star alterna sadismo a premure. Questo è olio di silicone che viene usato per ungere e per dare lucentezza e soprattutto per rendere il latex scivoloso, per poter poi accarezzare, far scivolare le mani. Poi più il latex è stretto e sottile e più dà sensazione piacevole alla pelle. È una sensazione quasi indescrivibile. E lui in questo momento già sta provando piacere? Sì. Catene, legacci, olio. È così che inizia la festa nel dungeon di Rubber Star. Si prosegue poi con la sua collezione di bizzarri strumenti che a seconda delle inclinazioni degli slave, gli schiavi, possono provocare piacere o dolore. Di fruste ce ne sono di diverso tipo. Questa è una frusta in latex. Che... Quindi questa non fa male in realtà. Assolutamente. Questa, per esempio, è un'altra frusta in latex che fa male. Questa è più pesante. Pesante, sì. Esatto. Poi questa è una frusta che invece è una frusta per fare questi giochetti.
Stella, ma lì vedo delle mollette da bucato. Sì, infatti, perché ci sono slave a cui piace riempirsi di mollette, ma sui capezzoli, intorno ai capezzoli, nei genitali, pieni pieni di mollette. C'è molta richiesta di questa cosa. Invece lì vedo degli oggetti medici, di uso medico. Sì, praticamente ci sono degli elementi che vengono usati anche come strumenti di un po' sadici, ecco. Queste sono delle forbici che vengono usate, per esempio... A lui non piacerà molto, abbiamo detto. No, a lui non piace molto, però... Vengono praticamente pinzati i capezzoli, vengono stretti e lasciati appendere le forbici.